Importante, ragazzi, importante, molto importante che mi dica questo. Io mi sono fidato di una persona che mi ha tradito, ok? Mi ha tradito. Quando tentarono di uccidermi, fosti tu a tradirmi. E mi hai spezzato il cuore. Per me è stato, e non posso usare il PC perché sono fuori casa, quindi devo accontentarmi del mio telefono. Per farvi capire, io ho rimosso parte della mia serata per farvi questa live su Twitch senza alcun secondo fine, per farvi capire di quanto le persone possano essere false ed ipocrite. Mi vedete? Tutto ok? Il caldo ti adoro, grazie. Fatemi sapere per favore se mi vedete, se è tutto ok. Io alzo un altro po' la luminosità così magari mi vedete meglio. Ok, adesso sì. Allora, partiamo. Omiatol mi ha molto deluso. Mi ha molto deluso, non mi aspettavo il suo comportamento così egoista, approfittatore e falso. Non ho alcun problema nel dire questo a uno dei primi in Italia su Twitch, non ho alcuna paura né problema. È stato un vigliacco, perché quando ha avuto me, che io gli ho fatto avere personaggi del calibro di politici e altri che non faccio nomi, ma lo si sa, lo può dire benissimo Omiatol, non ho alcun problema nel dire la verità su Omiatol. Lo reputavo un amico, lo reputavo una brava persona, ma come Hank. Ma alla fine ho scoperto che sono persone calcolatrici, non mi sarei mai aspettato tutto ciò. Hanno fatto delle live organizzate sulla mia persona, sul mio business, sul mio lavoro. E sti cazzi! Io mi sono fidato di Omiatol e sono andato in live da Omiatol. Quando poi mi sono reso conto e ho scoperto che avevo organizzato tutta una serie di cose per mettermi in difficoltà con Ivan Grieco, lo sa bene Ivan, può dirlo. Una cosa mi piace di Ivan, che Ivan dice quello che pensa. Ivan disse in live ad Omiatol: tu mi hai chiamato. Tralasciando questa cosa, io sono rimasto molto deluso. Sapete cosa ha fatto Omiatol? Io mi resi conto di questo comportamento, lo bloccai su WhatsApp. Lo bloccai su WhatsApp perché mi resi conto di questa cosa. Mi resi conto che era una persona falsa, a me le persone false non piacciono, io scherzo, io sono un personaggio, ma come potete vedere quando sono Rosario Riccardo serio, sono Rosario Riccardo serio, con una testa che ragiona, onesto e soprattutto amico. Io non tradirei mai la fiducia di un amico, mai, mai. Vi dico ragazzi, tornando al discorso Omiatol, fra giusto 2 secondi, che purtroppo stiamo risolvendo un problema enorme su Twitch, grazie al fantastico lavoro di Twitch, che il mio canale Riccardo Rosario_ Twitch dovete obbligatoriamente iscrivervi per attendere poi la notifica e soprattutto seguirmi sul mio profilo pubblico Instagram Riccardo Rosario_, perché faccio le storie con swipe up e voi andate diretti quando poi sarò in live su Twitch, perché al momento se mettete ricerca, ok, non è uno spam, è giusto per farvi capire, se mettete ricerca Riccardo Rosario_ vi escono 100 fanpage, ma non sono io, il mio canale non esce, diciamo, nella ricerca e stiamo risolvendo questo problema. E non esce nella ricerca e ho fatto 6 live, poi anche tolte, e siamo a 6.000 followers, quindi grazie di vero cuore. Tornando fanpage, page, quello che sia, tornando a noi, io sono rimasto molto deluso da Omiatol, perché io mi sono fidato di Omiatol, mi sono fidato di una persona che in realtà mi ha manipolato in quel senso. Ma veramente? E com'è possibile?
non nel senso, ecco, che era uscito il discorso della manipolazione al Cerbero e tanti altri, e poi affronteremo anche questi discorsi, ma mi ha manipolato nel senso che mi ha fatto credere di essere un amico, mi ha fatto andare da lui, mi ha fatto fidare di lui, mi ha fatto fidare di lui. Io sono andato in live da lui, mi ha spremuto fino al midollo con ospiti, persone e tant'altro, e poi via così, senza neanche un messaggio gettato. Gli ho scritto, mi bloccò nella chat di Twitch, gli scrissi un semplice omi, ma che succede? Non ricordo adesso. Mi bloccò nella chat, io gli mandai un messaggio: sei una persona talmente calcolatrice e falsa che se il pubblico lo saprebbe, se il pubblico dovesse sapere, non ti seguirebbe più. Perché le persone false non devono essere seguite. Ok? Lo perdonai, perché lui poi fece uscì la mia canzone, quella di Dissocio, e lui fece in live davanti a tutti: oh, io non ce l'ho con te, sei a parola. Non è vero, non è vero, è stato falso. Altrettanto io l'ho perdonato, perché nonostante tutto gli voglio bene, perché nonostante tutto comunque è una brava persona, è una brava persona, credevo fosse una brava persona, credevo fosse una brava persona, ma mi ha molto molto deluso, perché alla fine ho scoperto, dopo la mia storia di stamattina sul mio profilo pubblico Riccardo Rosarottino Basso, non quello privato, che ha bloccato il mio account Instagram, ha bloccato il mio account Instagram. Cose da pazze. È anarchia. Per paura che io potessi dire queste cose che sto dicendo adesso e tante altre, e per far capire realmente Ometo che persona è, una persona calcolatrice, una persona che approfitta delle amicizie, una persona che ha approfittato dei miei ospiti e mi ha gettato via così, quando non aveva più bisogno di me. Io non ho bisogno di te, Ometo, io di lui non ho bisogno, perché io ho altro dalla vita. Invece magari fra qualche anno, che voi non avrete più da seguire, perché i boom vanno e vengono, ragazzi, vanno e vengono. Ometo dovrebbe trovarsi un lavoro, io non glielo auguro, io non auguro a nessuno di te. Cioè io auguro sempre tutto il bene di questo mondo, io auguro che possa diventare arcimiliardario e famoso anche se mi ha fatto del male, lui come Cerbero e tanti altri, ok? Ma quello che mi ha fatto stasera lo dico davanti a tutti, stasera lo dico davanti a tutti, non mi interessa, non mi interessa. Non mi interessa. Un attimo solo, ragazzi, che purtroppo devo mettere il telefono meglio, ok, perché altrimenti mi casca. Allora, io devo dirvi tante cose, non so neanche da dove iniziare. Non so neanche da dove iniziare, perché se iniziassi a parlare dovevi fare una live di oltre 4 ore. Talmente delle cose che so brutte, brutte. E aspettate un attimo solo, io non sto incitando odio a nessuno, io mi dissocio. Io sto il foto! Sto semplicemente dicendo che sono amareggiato e deluso dal comportamento di Ometol, che ha approfittato della mia bontà, amicizia e disponibilità. E disponibilità. Cosa che ci sono persone che facevano quello che facevo io, che fanno quello che faccio io, che si fanno pagare. Io da Ometol non ho mai preso un euro, ho fatto tutto per amicizia, ospiti e tant'altro, sempre per amicizia, per buona fede, non ho mai chiesto un euro, mai. Un attimo solo che vorrei capire. Ok, io non ho mai chiesto nulla a Ometol, mai, e mai lo chiederei, e sono disgustato dal comportamento che ho ricevuto nei suoi confronti, dal comportamento che ho ricevuto da lui. Io non avrei mai avuto un comportamento di questo genere verso una persona che si è dimostrato disponibile e amico, mai. Per cosa? Poi in privato mi scriveva: bella sta live, in privato magari me l'aspettavo, bella, grazie, e tu sei un amico, e tu sei una persona seria, e tu sei una persona non falsa,
Ecco perché Rosario Riccardo, perché vabbè, è il villain. Rosario Riccardo è il villain, Rosario Riccardo è questo. No, Rosario Riccardo è anche questo, una persona seria, pulita, trasparente, onesta. Ok? Sì, sì, Serlina, Rocco Braz, Serlina Plus, vai, tutti, diamo video a tutti, a chi più ne ha più ne metta, tutti gli streamer che commenteranno questo video, sicuramente, tutti, non c'è problema, ragazzi, io sono qui non per fare dissing, io sono qui per chiarire e per fare giustizia, cosa importantissima, io sono qui per fare giustizia, perché persone false, ok? Ma ometto l'onore di tanti, posso raccontarvi cose che neanche voi, ma neanche potete mai immaginare tutta la faccia della terra, proprio cose che voi mettereste le mani nei capelli e dire cavolo, allora Rosario Riccardo non è il peggio del peggio? Un attimo, sono forse altri bravi a nascondere? E io invece non so nascondere quando ho i miei 5 minuti e quindi butto fuori tutto? Io sono fatto così, altri no. Altri nascondono, altri vi nascondono le cose e ve lo nasconderanno sempre, perché sono showman, perché è il loro lavoro. Io invece no, io da voi non ci guadagno, io da voi non voglio nulla, io da voi voglio solo che mi ascoltiate, sempre attentamente, perché è importante che voi ascoltiate e capiate. Ho 30 anni, ragazzi. E questi sono momenti seri, questa è una live seria. Ok, facciamo, scherziamo, ridiamo, facciamo le pagliacciate, ok, ci divertiamo su Instagram, va bene, ma cosa, soprattutto cosa molto importante, ragazzi, io vi chiedo un favore. Questi sono profili pubblici, ok. Sono consapevole che da domani mi arriveranno, ma già da stasera, messaggi, tag a storie, condivisioni, video su YouTube, reaction su Twitch, ok. Non c'è problema. Vi chiedo solo una cosa, una cortesia sul mio profilo privato, perché io ho due profili Instagram, Riccardo Rosario trattino basso pubblico e Riccardo Rosario trattino basso, scusatemi, Riccardo Rosario profilo privato. Vi chiedo una cortesia, sul Riccardo Rosario profilo privato mi potete aggiungere, io vi accetto, accetto quasi tutti, solo quando vedo, ecco, proprio persone... In genere accetto quasi tutti e siamo già arrivati a oltre 4.000 followers in pochissimi giorni da quando ho aperto questo account. Pubblicherò delle cose personali, che mi fa piacere dirvi, però gentilmente non mi fate clip su quel profilo, su quelle cose. Non condividete, cioè è un profilo personale, mi fa piacere che voi sappiate queste cose, però sono... È un profilo personale, appunto, che voglio dirvi dei miei pensieri, delle mie cose, cioè tante cose. Cioè, questa è la mia fedina. Cioè, cose che, ecco, non direi a pubblico, ma mi fa piacere dirvele in privato. Quindi potete seguirmi anche lì, oltre che sul profilo pubblico, che ovviamente sono attivissimo sul profilo pubblico, oltre che su Twitch, ma vi prego, ok? Detto ciò, tornando a noi, ragazzi. Allora... Io non sono qui per incitare odio, tengo a precisare da questa cosa e mi dissocio qualora voi andaste ad insultare. Io voglio farvi capire l'importanza e la purezza e la trasparenza delle persone. Noi siamo in quasi 400 spettatori, dove non ho fatto una storia di swipe up, di ragazzi sono in live e questo per me è un onore. Sono su Twitch da forse un mese... reale, dopo 6 live, con il problema che il mio canale non è visibile, quindi non so come facciano ad esserci tutti questi spettatori, per me è tanto, grazie, ma insieme a voi, insieme a Twitch, che ho già scritto che stiamo facendo, che sicuramente ci sarà fatto un grandissimo lavoro, io sono pronto a portarvi dei contenuti e delle cose pazzesche. Non solo dissing, io non voglio dissare tutti, io non voglio incitare, io voglio farvi aprire gli occhi, Io leggo tutta la vostra chat, leggo tutto quello che state scrivendo, c'è problema, non c'è problema, potete scrivere quello che volete, io vi leggo e mi scivolate, perché persone serie, persone mature che stanno capendo questo discorso, non scrivono le cose che state scrivendo voi, ok? Che poi non so perché la chat
si vede metà e metà. Dettagli. Non muoviamo il telefono, va bene così, alla fine facciamo un altro danno. Grazie per gli abbonamenti, ragazzi. Non so che cosa sta succedendo. Mi state abbonando al canale, mi avete fatto donazioni. Non lo so. Leggo la chat che mi state facendo questo. Grazie. Non sento cosa sta succedendo. Non so perché. Dovrebbe avere tipo una voce, qualcosa. Misi tempo fa. Forse tramite PC, tramite telefono probabilmente non lo fa. Quindi grazie a tutte le persone che si sono iscritte al canale, grazie a tutte le persone che hanno fatto la sub, grazie a chiunque abbia donato bits, soldi o qualsiasi altra cosa. Se l'avete fatto, se non l'avete fatto, c'è problema. Io non... Allora ragazzi, a me non mi occorre questo, giusto per farvi capire. Ok? Quindi grazie a tutti. A posto così. Tornando a noi ragazzi, io mi sto gelando, voglio un po' chiudere il finestrino perché qua... Ok, e tutto ciò sono le zemane che fa un freddo caldo. Allora raga, io voglio farvi capire, sono molto deluso da Omio Dole, e voglio che succeda ciò, che voi capiate realmente chi sono le persone. Sapete cosa hanno fatto i Cerber? Spiego. Fatto una live ieri sul mio profilo Instagram, verso l'una, siamo arrivati a oltre 550 persone, assurdo, pazzesco, io, grazie, ok? Ma, ragazzi, leggo qua cosa che non mi si legge. Allora, proviamo a fare così, un attimo. No, nulla, ritorniamo come prima. Allora, ragazzi, in pratica... Non so per quale motivo, anzi, se mi volete aiutare mi fa piacere. La live la leggo, ok, ma la leggo, forza grazie, la leggo quasi a metà, diciamo, come non fosse completissima. Cioè vi leggo, ti voglio bene anche io, vi leggo, ma devo far fatica, perché uno scorre velocissimo, due... E non so, forse c'è questo bug del mio telefono, probabilmente. Grazie a tutte le persone che scrivono vi voglio bene, grazie a tutte le persone che scrivono sei con me, vi voglio bene, grazie a tutti, grazie, va bene? Tornando a noi, vi faccio l'esempio del Cerbero, ma posso farvi l'esempio di Van Grieco, posso fare tante persone che, ecco, arrivati alla resa dei conti, vogliono ancora e ancora fare business sulla mia persona. Adesso lo so, Riccardo, sapete qual è il problema? Non ha paura di nessuno e non ha alcun freno. Prima io avevo freni, ora non ho freni, quindi ora non mi fregate. Cioè, vedete qual è il problema? I Cerbero, Flame e Simone Santoro mi hanno invitato da loro, addirittura da loro, nello studio da loro a Roma. E vi dirò, io sono sempre propenso, ragazzi, a nuove amicizie o a ristabilire vecchie amicizie o a chiarire incomprensioni, ma io ho sempre quel timore, conoscendo la cattiveria che c'è stata nei miei confronti, che Simone Santoro, come tanti altri, possa semplicemente e solamente avere un unico obiettivo, quello è di fare ancora business sulla mia persona, di gettare ancora quindi buio sulla mia persona, cosa che io non farei mai a differenza da altri. Invece cosa che con me hanno fatto e vorrebbero continuare a fare, ma io non glielo permetto, perché adesso siamo scesi in campo, adesso siamo un esercito, adesso ci possiamo muovere, adesso io mi posso muovere, adesso posso lottare, posso far capire chi è Rosario Liccardo. Prima avevo dei freni, ora non ne ho, ora le do, ora sono così, ora parole su tutti i fronti, a tutti, risposte a tono, a tutti, nessuno. Non permetterò più a nessuno di sparlare di Rosario Liccardo o di chi segue Rosario Liccardo. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Mai,
mai e mai più. Questa è una promessa. E tutte le persone che saranno con me, che mi seguiranno sempre su tutti i miei social, saranno con me, saranno sempre con me, saranno sempre difese da me fino alla fine. Sempre. Perché arriverà il bello, perché ho nuove cose, perché ho tanti nuovi business, più vecchi business, ho tante opportunità, ho tante amicizie e tante possibilità. E ora, dopo tante conferme, non ci ferma più nessuno. Ho saputo che hanno complottato contro me, hanno fatto cose contro me. Nessuno può farci nulla. Ora nessuno può farci nulla. Vinceremo. Vinceremo. E alla fine si arrenderanno e capiranno che contro Rosario Liccardo non potranno più far nulla. Contro Rosario Liccardo e contro le persone che seguono Rosario Liccardo. Sempre. Due parole ad Omi, al Cerbero. Siate uomini, siate onesti, siate puliti, non pensate solo ai soldi, non pensate solo al business, non pensate solo al lavoro, pensate alle persone, pensate all'umanità, pensate alle cattiverie che avete fatto a me, alle mie persone, alle persone che voglio bene, ai miei business. Ma io mi sono rialzato più forte di prima e ora nessuno ci ferma. Nessuno! Nessuno! Sempre e comunque! Nessuno! Io non ho bisogno di soldi, e questo è il vostro problema. Io non ho bisogno di soldi. Non ho bisogno di questo per vivere. Io vivo d'altro, quindi io sono così reale e genuino verso voi e lo sarò sempre. Verso tutti gli spettatori, verso tutti i miei amici di internet, perché per me questo siete. Siamo una grande famiglia per me. Anche gli haters. Anche gli haters. Voglio bene a tutti. Io voglio bene a tutti. Io non me ne approfitto e non me ne approfitterò mai di nessuno. Volete fare uno scontro, una diretta con me? Venite sui miei social. Venite sui miei social. Ieri il Cerbero, Mr. Flame e Simone Santoro sono scappati come conigli. Stamattina Simone mi contatta con la coda tra le gambe. Rosario, vuoi venire ospite da me, da noi a Roma? Faremo una grandissima cosa. Io vi faccio guadagnare altri soldi a voi? Non vi è bastato quello che avete guadagnato? Io vengo nella tana? Se mi volete, dimostratevi di meritarlo. Dimostratemi di avere le cosiddette, ok? E di venire in live da me su Instagram o su Twitch, dove vi pare. Dove vi pare. Venite in live da me. Invito tutti, tutti quelli che hanno sparlato di me, tutti quelli che hanno sparlato di me, tutti quelli che hanno accusato Rosario Liccardo di essere una cattiva persona, sono tutti invitati, tutti, uno ad uno, uno su uno, senza copioni, senza nulla. Vediamo che sapete fare, vediamo, vediamo come offendete, come sparlate. Io vi zittirò con pochissime parole, senza incitamento all'odio e senz'altro. Vi zittirò, state scappando come conigli, scappate come conigli, tutti, io vi prendo tutti, tutti, vi prendo e vi scrivo a tutti uno ad uno. Vieni in live, tutto quello che hai detto, caro Hank, caro Bob,
Cara Pence, caro Omiato, caro Cerbero, ma aiutatemi, caro Max Felicitas, Lucy Lane, tutte le persone, anche tutte quelle che non ricordo, tutte le persone dal più famoso al meno famoso a quello che non è per niente famoso e che non è sul web, tutte le persone che hanno sparlato di Rosario Liccardo, che venissero sul mio profilo Instagram Liccardo Rosario tiro basso e mi scrivessero in direct, facciamo una live, io organizzo la live e vediamo chi esce vincitore tra i due. Chi esce vincitore? Ok. Cosa ne penso di Simone Santoro? Calcolatore. Falso. Approfittatore. Con un unico obiettivo. Soldi. Fama e business. Vostri soldi. Quindi aprite bene gli occhi. Aprite bene gli occhi su chi seguite. Io ringrazio tutte le persone che si iscrivono al canale, ringrazio tutte le persone che fanno gesti per il canale, per la mia persona, che mi seguono sui social. Non vi chiedo donazioni, sabbia e tant'altro, come fanno altri, come fanno loro. Io ringrazio chiunque lo faccia in maniera naturale, la differenza, perché io non tolgo soldi alle persone che mi seguono, non tolgo soldi alle persone che mi seguono, preferisco che li avete in tasca i soldi, che vi andate a divertire, a mangiare una pizza, perché io fortunatamente ho tanti business. Non ho bisogno di soldi, ringraziando, perché ho fatto sempre tanti lavori, pensieri e business, sempre, sempre, ricordatevelo sempre, sempre, io vi leggo e vi potessi portare come vi porterei, però ho saputo che non si può su Twitch guidare tant'altro. Io rispetto Twitch perché amo questa piattaforma, adoro Twitch e mi dissocio qualora avessi fatto qualcosa o detto qualcosa che non si può dire o fare, perché io non lo so. Capito qual è il problema? Riccardo donato, ragazzi, io vi ringrazio per tutte le donazioni, bits, qualsiasi cosa sia, sub, grazie, non è un problema. Ripeto, che voi vi sentiate di farlo, ok, per quanto mi riguarda potete non farlo. Io vi voglio solo far aprire gli occhi. Vi voglio solo far aprire gli occhi. Mi stanno arrivando una marea di notifiche, raga. Grazie, grazie. Grazie a tutte le persone che stanno donando, grazie ragazzi.